Tonino Amarante, inizia la tua seconda stagione intera da allenatore dopo quei mesi da allenatore giocatore a Scafati. Qui progetto giovane come piace a te, e l'hai sempre detto dall'inizio, dai primissimi minuti in cui hai fatto l'allenatore, è anche un ambiente adatto e stimolante per poter ripetere quanto fatto l'anno scorso a Scafati. Sì, è ovvio che quando una società come il Castel San Giorgio, che non è una società comunque ambiziosa oppure abituata a fare grandi campionati importanti, è giusto puntare sui giovani, su un gruppo di ragazzi che hanno voglia, che hanno delle motivazioni, ed è quello il mio obiettivo, cercare di far arrivare questi ragazzi più in alto possibile e portarli magari a confrontarsi anche con realtà più grandi, perché ci sono dei giocatori giovani però che hanno grandi potenzialità. Giocatori giovani che hanno anche esperienze in categorie superiori, i calciatori sui quali conterai sono atleti che hai già avuto alle tue dipendenze, tra virgolette, in quel di Scafati. Sì, vari Terlino, insomma, Siano, Romano, Maio, sono giocatori che sono giovani, però sono, come dicevo prima, giocatori di grandi potenzialità, li ho voluti fortemente qui. La società da questo punto di vista ha fatto dei grandi sacrifici, perché magari non erano abituati a fare dei tipi di operazione tutti così in una sola volta, quindi effettivamente questa società, devo dire che bisogna ringraziarla per lo sforzo che ha fatto economico, e quindi anche su di me grava questa responsabilità ancora più grande, perché poi sono giocatori che ho voluto io fortemente, quindi alla fine non ho più alibi per... Non posso giustificarmi di niente, ecco. Rispetto alla scorsa stagione, durante la quale insomma non c'era l'apporto del pubblico in questa piazza, quella tribuna lì spesso e volentieri ha fatto sentire la propria voce anche in maniera critica quando il Castel San Giorgio ha affrontato diverse difficoltà prima della salvezza ai play-out, quindi insomma c'è un ulteriore stimolo in più per te, per i ragazzi che scendono in campo, per poter, come dicevo prima, ripetere quanto di buono avete fatto l'anno scorso tu e i tanti calciatori presenti ad oggi in questo precampionato. Certo, è ovvio che io ho parlato con loro e con tutti anche di questa situazione. Per noi deve essere uno stimolo in più, perché veniamo da una situazione in cui stavamo da soli al campo, giocavamo da soli praticamente, anzi con i tifosi avversari in casa nostra, quindi invece qui avere dei tifosi, del pubblico che ti segue anche in trasferta, deve essere proprio quel motivo in più, anche per confrontarci noi, per capire se noi siamo maturi per poter fare questo lavoro e per poter fare questo tipo di attività. Se veniamo in una piazza come questa e non riusciamo a rendere al meglio, significa che non siamo portati per fare questo sport, perché questo è uno sport che ha bisogno del pubblico, dei tifosi che ti stimolano e che magari ti criticano anche in dei momenti per farti crescere. Anche io sto qui per una crescita, perché sto qui per fare esperienza, per fare la classica gavetta, come si suol dire, e quindi anche avere un pubblico con la quale devi misurarti, devi confrontarti, è un qualcosa di più per quanto riguarda la parte della crescita nostra. Un'ultimissima battuta: hai dato e ricevuto tanto dalla Scafati calcistica, che effetto fa vedere Scafati assente già dal campionato di eccellenza e diciamo vivere, vivacchiare nel precariato della promozione? Sinceramente è dura semplicemente per il fatto che hanno delle strutture impressionanti le Scafati, una città abituata a fare calcio, a fare basket, la città dello sport, quindi pensare che una squadra sia in promozione e l'altra sia scomparsa totalmente dal calcio è veramente brutto da vedere. È brutto anche per i tifosi che negli ultimi anni ormai sono allontanati proprio perché avevano visto dei progetti non importanti. Sinceramente noi siamo stati lì con questo gruppo, anche con altri che adesso stanno in altre situazioni, come Ciccio Gallo, come Guglielmo, che comunque si è dedicato ad altro, e abbiamo portato avanti questo progetto in 3 anni con grandi sacrifici, con grandi gioie vincendo un campionato inaspettato, con delusioni come una retrocessione e poi con grandi soddisfazioni come l'anno scorso, nonostante avevamo un budget molto limitato, nonostante abbiamo avuto grossissime difficoltà economiche che poi si sono alla fine sono confermate con la scomparsa e con il fallimento. Quindi dispiace sinceramente, pure perché la società di Vaiano e il patron in prima persona a me mi ha dato una grande possibilità, quindi io devo ringraziare la vita per quello che ha fatto per me personalmente, perché mi ha dato un'occasione importante, mi ha dato la possibilità oggi di stare qui e farmi conoscere anche in altre piazze, pure se poi ci sono stati degli errori durante la gestione precedente, le gestioni passate, e oggi errori che purtroppo oggi paghi.